Buongiorno a tutti, buongiorno. Oggi darò delle brevi notizie, alcune cose che sono state appurate in sede di COC proprio poche ore fa. Abbiamo fatto degli approfondimenti, quindi è giusto che io ve ne do notizia per sapere come comportarci. Una cosa, consentitemi di fare, oggi è mercoledì santo. E purtroppo è il secondo mercoledì santo che non abbiamo la Real Maestranza e non abbiamo i piccoli gruppi sacri. Questo per me è molto triste, ma lo è triste per tutti quanti noi perché sappiamo quanto Caltanissetta sia radicata all'interno delle sue tradizioni. Non poter dare le chiavi al capitano e iniziare i festeggiamenti della Settimana Santa con tutte le sue tradizioni è veramente triste. Sentite le sirene, questa è la situazione sanitaria che abbiamo oggi in città. Sentite anche come sottofondo una macchina che in questo momento sta igienizzando Piazza Garibaldi e le vie del centro. Perché nei giorni scorsi sono stati ritrovo di persone che comunque si sono fermate e hanno avuto degli incontri, per cui in qualche maniera cerchiamo di igienizzarla il più possibile la nostra città. Quindi sentite questo rumore di sottofondo. E dicevo, oggi è mercoledì santo, tristemente lo passiamo ognuno a casa propria, senza le nostre tradizioni pasquali. Anche quest'anno ci dobbiamo rinunciare, rinunceremo a tutte, le manifestazioni della Settimana Santa e purtroppo la situazione è questa. Siamo in zona rossa. Siamo in zona rossa e in base a quello che è successo ieri, la Regione Siciliana, abbiamo avuto la conferma che ci sono dei dati che non sono reali. E allora noi sindaci abbiamo il diritto di sapere, abbiamo il diritto di sapere quali sono i riscontri reali dei contagi e cosa dobbiamo dire ai nostri concittadini per affrontare insieme l'emergenza. Per far ciò ho ritenuto ieri stesso di non condividere ciò che il Presidente della Regione ha fatto, nel senso che ha accettato le dimissioni dell'assessore Razza, ma ha tenuto per sé l'interim, quindi vuol dire che l'assessorato sanità sarà retto dal Presidente della Regione, che ricordo a tutti è anche commissario Covid. Quindi io per tutela nostra di tutti quanti noi, della mia città in questo momento, perché è l'unico capoluogo di provincia a essere in zona rossa e delle altre città della Sicilia, ho chiesto al Presidente del Consiglio Draghi, con questa nota, con questa lettera qui, al Presidente del Consiglio Draghi, al Ministro Speranza, di inviare un commissario. Inviare un commissario non per un mero problema di carattere politico, assolutamente, ma è proprio per dare a tutti i cittadini la certezza dei dati di partenza, visto che ci sono tutte queste incertezze, è giusto invece avere delle basi di riferimento solide, solidissime, per affrontare insieme l'emergenza pandemia, perché se no abbiamo le armi spuntate, non ce la facciamo. Quindi la mia richiesta è questa, non è una richiesta né politica né di altro genere, è stata fatta ieri pomeriggio. Ieri pomeriggio stesso è stata inviata alla Presidenza del Consiglio. Vediamo di sensibilizzare il nostro governo centrale perché devo dire che i problemi sono e sono effettivamente importantissimi. Andare a modificare i dati di rilevamento per la gestione della pandemia è veramente assurdo, semplicemente assurdo. Giusto per andare su questa situazione. Oggi ci sono 623 positivi in città, ieri 6 ricoveri in un giorno solo. Io voglio farvi notare una cosa, ho fatto una ricerca a ritroso. L'anno scorso, esattamente un anno fa, in città c'erano 20 casi, adesso sono 623.
L'anno scorso c'erano 20 casi ed eravamo tutti chiusi a casa, tutti solidali, tutti tranquilli, perché non sapevamo, devo dirvi la verità, avevamo paura, ma non sapevamo che cosa per tutto l'anno ci riservasse l'anno. Ora, obiettivamente vi devo dire che c'è anche tantissima sofferenza, non solo fisica, non solo sanitaria, non solo dal punto di vista della malattia, ma soprattutto finanziaria ed economica. E questo è chiaro che porta uno stato d'animo veramente pesante. Però io da questo punto di vista vi voglio chiarire delle cose importanti. Ci sono molti commercianti che mi hanno chiesto anche attraverso Facebook di allentare la morsa, fare riaprire. Non posso farlo. Non posso farlo perché a me i dati vengono forniti dall'azienda sanitaria provinciale che ha il monitoraggio dei contagi e con i contagi che superano la soglia dello 0,25% in una settimana non si può andare oltre che alla zona rossa. Per cui su questo punto di vista io addirittura vi posso fare un esempio. Io a questo punto, da questo punto di vista sono un passacarte, un mero passacarte. L'ASP mi dà i dati, io scrivo una lettera al Presidente della Regione che dichiara la zona rossa, stabilisce lui per quanto tempo e stabilisce lui le modalità. E le modalità sono stabilite con questo provvedimento, che è l'ordinanza numero 26 del 26 marzo 2021, che disciplina tutta la materia quanto riguarda le zone rosse. Le zone rosse potevamo noi soltanto chiedere questo. Abbiamo un indice che arriva intorno a 0,38 oggi, se non sbaglio, contro lo 0,25 che è il minimo per dichiarare la zona rossa. Per cui purtroppo non posso fare nulla, ma posso solo prendere atto dei dati che mi arrivano e dei provvedimenti che poi a mia richiesta vengono emessi dal Presidente della Regione. Questi sono i passaggi. Volevo a proposito, cominciano ad arrivare delle domande per quanto riguarda il fine settimana di Pasqua. Volevo chiarirvi che proprio l'ordinanza numero 26, ve la leggo perché è giusto che sia così, informarvi per bene, all'articolo 3, che è l'articolo che il divieto di raggiungere le seconde case nelle zone rosse è specifico. Dal 1 aprile 2021 al 6 aprile 2021, in tutti i territori comunali dichiarati zona rossa con ordinanza del Presidente della Regione, è vietato il transito in ingresso ed in uscita per raggiungere le seconde case. È chiaro, chiarissimo, non potete andare in campagna, non si può andare nelle seconde case che sono fuori dal territorio, non vi potete allontanare dal territorio. Dopodiché ci sono delle altre domande che ci sono state poste, ma posso andare a trovare mia madre, ci posso andare con me, mio marito e il bambino, tutte queste cose qua, perché c'è ovviamente un po' di confusione, perché ci sono due norme che in questo momento vigono. Uno è il DL del governo Draghi e l'altra è l'ordinanza, quella che vi sto dicendo. Allora, il DL Governo Draghi dà la possibilità alle regioni di fare dei provvedimenti più restrittivi e l'ordinanza del Presidente della Regione è un provvedimento più restrittivo. Ma c'è questo aspetto che non è chiarito bene, per cui noi oggi stesso abbiamo inviato una nota alla Protezione Civile Regionale al fine di chiarire la questione, perché a noi sembra che comunque sia prevalente il divieto di uscire da casa. Quindi noi questo, non appena avremo la comunicazione di risposta, vi andremo sicuramente ad informare con questo mezzo che ormai è diventato un mezzo abbastanza, cioè in questo momento ci sono 1.600 persone collegate in diretta e devo dire che è un mezzo molto efficace. Per cui su questo discorso dei pranzi presso i genitori che sono ammessi in tutto il resto d'Italia, stiamo facendo un approfondimento e a breve vi daremo sicuramente notizie. Questo vi volevo comunicare alla giornata di oggi, ci sentiamo venerdì. Ciao a tutti.